Si è anche proposto il blocco navale, si dice ma perché la flotta italiana non schiera due portaerei, qualche fregata, un cacciatorpediniere, magari per 2 settimane questi non capiscono che comunque non potrebbero arrivare e rinunciano alla partenza. Si può fare così? Sì, credo. Anche in questo caso mi pare che l'Italia dimostri di avere le idee confuse, perché le scelte devono essere due: o li si accoglie e ci si prepara per accogliere e li si accoglie tutti, in modo che non muoiano naufraghi in mezzo al mare, oppure li si blocca. Cioè, non si può anche per comodo far dire a Gentilini o a Bossi tutti a casa e il ministro Maroni dai permessi temporanei. Cioè, mettiamoci d'accordo, o li ospitiamo tutti, e questa è una scelta, come vorrebbe la sinistra, oppure li facciamo stare a casa tutti. Cioè, negli ultimi 20 anni sono morte 20.000 persone. Cercando di venire qui e sbarcare in Italia, 20.000, 16.000 morti, 3.000 dispersi, 20.000 persone, 20.000 sono tanti. E perché? Perché no, l'Italia non si sa bene se ha le porte chiuse o le porte aperte. Si parte, loro parlano, speriamo che oggi siano le porte chiuse, arrivano, non si sa se il giorno è buono o il giorno è cattivo. Mi pare di aver capito che in Grecia non vanno, hanno capito che lì non si sbarca, non partono neanche per andare in Grecia, in Spagna la stessa cosa. Allora, anche quelli che dicono che bisogna accoglierli, sono morte 200 persone, bambini, ma non è con l'idea di accoglierli che non li faremo più morire, perché questi partiranno sempre comunque e moriranno ancora e continueranno a morire. 20.000 sono morti, non so quante altre prove servano. Quando capiscono che non possono sbarcare, non partono più, è semplicissimo, e non lo si fa per egoismo, lo si fa per salvargli la vita, perché lo dimostrano i fatti, ne muoiono centinaia ogni giorno. Ci sono costretti a partire, allora, sì, però vengono qua. Allora, perché sono costretti a partire? E dal Darfur sono costretti a partire. Li uccidono, e dal Darfur, e muoiono in mare, è la stessa cosa, dal Darfur e dal Bangladesh, e i tibetani, minoranze che al mondo muoiono massacrate, ce ne sono, ci sono milioni di persone, li accogliamo tutti in Italia. Possiamo metterci d'accordo e farlo, per carità, e vediamo chi è più forte si salverà. E non c'è altro da fare. Una volta constatato che qui siamo arrivati al limite, si deve dire basta, e nel momento che si dimostra che lo Stato è serio, quando ho detto basta, è basta, non partono più. Fine del problema. Secondo me è semplice risolvere, però come al solito qui in Italia facciamo diventare problemi enormi e ingestibili. Questo è un problema di qualsiasi cosa, perché poi bisogna tenere bene insieme la propaganda e il realismo, e si fa fatica. Allora, Alessandra Moretti.